tutta Italia e dal mondo andrettesi di nascita ed adozione tornano per partecipare e condividere con la comunità i luoghi del cuore, un corteo storico che non è invenzione ma documentazione provata di quel che accadde quasi 400 anni fa. Il feudatario imperiale da Genova, accolto da governatore e parroco e da centinaia di bambini, rimarrà estasiato da quelle terre, le metterà in bella mostra prima che la storia decreti il declino demografico per pestilenze e uno spopolamento con il quale si combatte da secoli. Sempre riuscendo a rialzare la testa e ad eccellere con i suoi figli ovunque sparsi nel mondo, grande soddisfazione per il sindaco Michele Mieli e la comunità che ha lavorato duramente in questi mesi alla preparazione e che nel tempo dell'attesa operosa ha trovato ancora una volta la sua identità. Oggi rievochiamo questo evento dopo 2-3 anni di stop dovuti soprattutto alla questione pandemia. Lo avevamo detto, siamo felici di essere qui. Perché? Perché ogni anno in questo giorno si respira questa atmosfera. Chiaramente il mio grazie immenso va a chi nel 2006 ha dato il via a questa bellissima manifestazione, a chi l'ha portata avanti per tutti questi anni, pandemia a parte, ma anche e soprattutto a quei ragazzi che fino a 10 minuti fa erano sul percorso a preparare, a allestire, ad abbellire, a sistemare gli ultimi dettagli, tanti bambini, tante famiglie, tanti quasi 200 figuranti, gli sbandieratori di Altavilla, tante sorprese anche per quanto riguarda gli artisti di strada. Il professore Pino Acocella rammenta le giornate di studio storiche da cui scaturì l'evento. Giornate storiche sono state di riferimento per tutta l'Alta Irpinia. Questo ha creato un legame che poi si ritrova anche in questi momenti più ludici. Ultima domanda, professore. La cultura è l'unica via di salvezza? Laddove non arrivano i servizi, le difficoltà economiche ci sono... La cultura ci salverà? Sì, la cultura ci salverà nel senso che darà senso alle ragioni per cui occorrono i servizi, occorrono i trasporti, occorrono le strumentazioni. La cultura, se è sola esibizione di conoscenza, non serve proprio a niente. Invece una cultura che diventa consapevolezza sociale e civile delle popolazioni, che fa crescere le popolazioni anche nell'esigere i propri diritti, credo che sia uno dei grandi nodi che la questione meridionale nel suo complesso ha. La speranza per il futuro è che manifestazioni di tale portata possano essere raggiungibili da collegamenti e servizi sempre più adeguati e che possano essere incentivate perché capaci di generare economie, come 40 anni or sono fecero ad Altavilla gli sbandieratori che ad Andretta hanno contribuito allo spettacolo. Un ampio speciale dedicato alla manifestazione potrete seguirlo presto sui nostri canali e le pagine social di Prima TV e Telenostra.